arriva alla fase finale qui al CERSAIE 2011 il progetto Mosaici d'autore realizzato dal laboratorio Design Tele Studio di Refin insieme al designer Massimiliano Adami. Questi sono i risultati, 3 collezioni, una ancora in fase di prototipazione, 2 in fase produttiva. Parliamo di B-Side e Metal. Esatto, diciamo che il lavoro è giunto quasi a conclusione. B-Side è stato presentato qui come appunto prodotto commerciabile in 3 versioni, una che prevede l'utilizzo di paste colorate di grass e una smaltatura interna diciamo basica bianca, una versione più classica che è stata scelta in colorazione esclusivamente blu per richiamare quello che è il discorso delle ceramiche artistiche, quelle realizzate a mano e dipinte a mano, e una versione invece ricca di colore che è il monocromo, offerto poi in una vasta gamma di colori che vanno dal verde agli arancioni ai colori più adatti per i rivestimenti interni. È stato tutto ridimensionato per un discorso diciamo più commerciale, molto, molto preciso. C'è la presentazione anche qui del secondo progetto della collezione che si chiama Metal, è un progetto semplice nella definizione in quanto utilizza il formato quadrato declinato in sottomoduli più piccoli o addirittura in rettangoli, si è scelto di utilizzare le paste metalliche molto ricche che sono appunto quelle dell'oro, del platino e del rame. E l'idea semplice era quella di poter offrire un prodotto che permetteva la composizione grafica molto semplice di elementi geometrici come delle righe, come dei quadrati, richiamare quello che era il discorso del fare mosaico, cioè di costruirsi il mosaico e creare un proprio decoro. La terza, diciamo, il terzo sforzo, il terzo progetto di questa serie, di questa famiglia Mosaici d'autore, riguarda Optical, che è un progetto ancora in fase diciamo di prototipazione, un po' ambizioso perché vuole lavorare con una superficie strutturata colorata da una parte di bianco e l'altra lasciata nera, quindi permettendo di poter essere percepita di un colore se si guarda da sinistra e dell'altro colore se si guarda da destra. È ancora in fase di prototipazione per ottimizzare quelli che possono essere i discorsi di prezzo al pubblico e di alcuni particolari tecnici ancora. La vedremo l'anno prossimo al CERSAIE 2012. Spero proprio. Cristina Boeri, architetto e progettista del colore, ha studiato in collaborazione con Refin questa nuova collezione presentata al CERSAIE 2011. Si tratta di croemie e dietro c'è un grande lavoro di ricerca. La collezione nasce da alcune considerazioni rispetto al ruolo del colore oggi, a cui oggi assistiamo, nell'ambito del progetto. Abbiamo verificato come l'architetto, il progettista, ma anche l'utente finale hanno da una parte una grande necessità di usare il colore in maniera sempre più precisa e dall'altra una volontà e una voglia, un desiderio di avere a disposizione una gamma di colori che sia sempre più ampia anche per quanto riguarda il settore ceramico da pavimento. La collezione Cromie quindi risponde con 30 colori, che sono un numero considerevole di colori per il prodotto pavimento ceramico, all'esigenza di avere un maggior numero di colori tra cui il progettista può scegliere. Ma l'altra peculiarità della collezione è che è organizzata e comunicata in un modo che agevola il progettista nelle scelte del colore. Con Cromie l'azienda agevola il lavoro dei progettisti, con Wood al quadrato si vuole dare una nuova interpretazione anche del legno, con colori vintage e formati inconsueti che esaltano il carattere moderno di questa collezione fortemente indirizzata al mondo del design di interni.